Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio della miniserie di Animal Crossing New Horizons in cui andiamo in visita sulle isole più belle del mondo. Come vedete, Fuffi vuole parlarci di un argomento a carattere stagionale, perché sta per arrivare il Natale, ragazzi, stiamo ufficialmente entrando nella stagione natalizia, quindi quale migliore occasione per andare a visitare un'isola a tema natalizio? Iniziamo! Eccoci qui ragazzi, allora prima di entrare nel vivo del video di oggi vi faccio al volo le solite raccomandazioni, ovvero iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, lasciate un commento e un like a questo video. Il vostro supporto è importantissimo per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale e date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale e diventare così un vero lupo. Esattamente questo è il modo per entrare a far parte del branco dei lupi di Elfio, ma anche tutti voi iscritti normali ne fate comunque già parte. Allora ragazzi, andiamo a vedere che cosa ha da dirci Fuffi. Da metà dicembre a inizio gennaio i cedri dell'isola sono decorati con luci e addobbi fuffosissimi. Ho fatto del mio meglio per renderli più belli e festivi possibile, ma non so se ci sono riuscita. Oggi sono andata a sbattere per sbaglio contro un albero decorato e alcuni addobbi sono caduti. Preferisco non pensare a cosa succederebbe se qualcuno si mettesse a scuoterli di proposito. Piccolo indizio. Per mantenere l'isola sempre pulita e ordinata, vi prego di raccogliere le decorazioni che trovate per terra. Oh, ecco! Ci dà, credo, il nostro primo progetto natalizio. Ho mandato uno schema a tutti gli utenti dell'applicazione laboratorio. Mi state chiedendo di che si tratta? È per una ghirlanda con palline. Le decorazioni che trovate in giro vi saranno molto utili per realizzarla. Ottimo, Fufi. Grazie, Fufi. Molto gentile, Fufi. Allora, ragazzi, in realtà non è questo il nostro scopo, però è comunque bello che sia arrivato il Natale. Che cos'è questo? Oh, Marci deve avermi lasciato dei regali fuori casa. Non tutti mi sono utili, ma qui c'è anche Celeste. Ehi, Celeste! Non sono magnifiche le stelle questa sera? Quasi dimenticavo. Oggi mi sono imbattuta in uno schema di un progetto astronomico. Vorrei darlo a te. Fammi sapere se riesci a costruirci qualcosa. Certamente sì. Stiamo perdendo un botto di tempo, ragazzi, perché il nostro obiettivo in realtà è andare a far visita ad un'isola a tema natalizio. Però, visto che è la prima volta che vedo anche le cose del Natale, ci diamo anche una veloce occhiata. Grazie mille per i regali, ragazzi. Tutti quanti voi siete veramente preziosi per aiutarmi a andare avanti nell'avventura su Animal Crossing. Vediamo che cosa mi ha regalato Joele. Un fossile! Che gentile, grazie mille. Allora, raga, sto anche osservando il cielo perché sarei proprio curioso di osservare anche alcuni fenomeni che si possono vedere solo in questo periodo, ragazzi, quando il cielo è limpido, proprio come questa sera sulla mia isola. Ma di questo parleremo in un'altra occasione, ragazzi. Diamo uno sguardo al cielo, veramente molto limpido e pulito. Ok, raga, diamo un attimo uno scossone ad uno degli alberi, giusto per vedere che cosa succede. È caduta una pallina, avete visto da quella parte? Adesso andiamo a raccogliere. Sono gli strumenti necessari per costruire il set natalizio. Ghirlanda palline, ne servono di blu e di gialle. Questo non l'avevo mai visto. L'ho ricevuto l'ultima volta da pallino. Ok, ragazzi, benone, come facciamo di consueto, andiamo subito a sognare. Ci stendiamo a letto e andiamo a sognare quest'isola natalizia. L'ho trovata in rete e mi è sembrata una delle isole natalizie più carine che ho visto in giro. Ce ne sono di diversissime e sono tutte abbastanza belle. Questa qui sono proprio curiosa di andarla a vedere nei dettagli perché non l'ho vista attentamente, solo di sfuggita e appunto mi è sembrata bella. Adesso ci addormentiamo e come al solito vi faccio vedere non appena l'avrò inserito il codice sogno, ma non vi preoccupate perché oltre a farvelo vedere sullo schermo, se me lo ricordo perché molto spesso lo dimentico anche, ve lo lascio anche giù in descrizione. Soon after. Eccolo qua ragazzi, il codice sogno dell'isola che visiteremo oggi, appuntatevelo oppure andatelo a vedere anche come vi ho appena detto giù in descrizione. Mentre facciamo la solita trafila per sognare, mentre il giroide spara la puzzetta dalla sua testa per farci
addormentare, diciamo, confusi, un po' confusi per arrivare su un'isola, l'Andonia. Sono proprio curioso, ragazzi. Direi che ci siamo, è proprio questa l'isola. Stavo dicendo, mentre ci rilassiamo e ci addormentiamo, vi volevo far notare il mio maglione natalizio, ragazzi. L'ho già sfoggiato in una live, quindi penso che lo indosserò in tutti gli episodi di Animal Crossing che farò da adesso fino a Natale, penso anche fino alla Befana. Quindi abituatevici. Perché lo so, dà un po' nell'occhio, ma direi che ci sta, no? In questo periodo, com'è? Che ve ne pare? Mi raccomando, fatemelo sapere giù nei commenti. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati. Ho scelto un'isola natalizia che non è proprio troppo, troppo, troppo natalizia, perché quella lì, troppo confuse di roba, neanche mi piacciono tanto. E dunque, io partirei come al solito, se Sonia ci lascia in pace, dalla bandiera, ragazzi. E io dico che questa bandiera già la dice lunga su quest'isola, raga. Guardate, c'è Babbo Natale con la slitta. E sapete come si chiama la renna con il naso rosso? Si chiama Rudolph, ragazzi. Ed è veramente una renna simpaticissima. Qui c'è anche un kit per vestirci, forse a tema natalizio. Diamo un'occhiata a questi vestiti. C'è anche un cocktail alla frutta, ragazzi. Indossa il pigiama. Che carino, indossa anche il berretto per questo sogno. È come se stessimo effettivamente sognando o aspettando il Natale o il Capodanno. Guardate, c'è anche il cocktail. Yeee, auguri! Bellissimo! Che spoiler, mamma mia, raga. Questo si potrebbe ottenere solamente a Natale, in teoria. Devo farmi assolutamente una foto vestita così perché mi piace troppo. La farò più tardi. Allora, adesso che abbiamo visto la bandiera, io andrei a guardare la mappa, ragazzi. Abbiamo Tom e Samot. Non so chi sia. Abbiamo anche un abitante abbastanza natalizio che è Cervasio. E poi, vabbè, Raymond, Granella, che sono tutti abbastanza carini. Meringa è molto carina e si vede poco in giro. E Grinfia pure è molto carina e si vede poco in giro. Ok, dunque, però, sulla mappa non erano gli abitanti che volevo vedere un po' dove andare. Sembra che siamo obbligati a salire verso l'alto. E io andrei a vedere prima tutta la zona di destra a questo punto, per arrivare poi a edifici in alto. E poi ce ne scendiamo, facciamo un giro circolare, ragazzi. Guardate quanti alberi di Natale, stupendo! Vabbè, non ci posso credere. E qui che cosa abbiamo? Una zona dei mercatini di Natale con un bel pranzetto allestito su questa bellissima tavola natalizia. Come se fosse diciamo una bottega all'aperto di quelle lì natalizie tipiche dei paesi che festeggiano di più il Natale. Per esempio nella mia città non si fanno queste cose, ma in alcuni posti più freddi si fanno i mercatini per strada dove si può consumare del cibo anche per strada. Che bello questo palo del Polo Nord, è troppo figo. Qui abbiamo già un primo elfo di Babbo Natale, ragazzi. E guardate questi cespugli come sono belli. Lì c'è proprio Rudolph e tutte le renne nel fiume. È come se fossero in fila per partire, ragazzi, vedete? Lì dietro c'è parcheggiata proprio la renna, volevo dire la slitta di Babbo Natale con le renne che la trainano, bellissima, lì nel fiume. Fatto bene, veramente una cosa fatta bene. No, vabbè, bellissimi questi pupazzi di neve, altro che pallino, questo sì che è un pupazzo di neve fatto bene, ma guardate quanti regali in questa strada, tutti luminosi. Meravigliosa questa passeggiata. Ehi, Cervasio, levati davanti. Che bello, raga, alberi di Natale da tutte le parti. Io ancora, come avete visto, non ho nulla delle cose natalizie e sono ansioso di trovarle. Qui c'è un altro mercatino sulla spiaggia che non c'entra assolutamente niente, però ci sono caramelle, pranzetti e dolciumi sparpagliati qua e là. E penso che qui, wow, bellissimo questo, si è visto nel trailer di Natale, ragazzi. Quasi quasi me la faccio qui la foto, che ne dite? Ce la facciamo proprio qui davanti una fotina.
Vediamo di zoomare per bene. No, forse però la stella la voglio vedere. Esatto, così. E auguri! Yeah! Forse anche un po' girato da qua. E yeah! No, anche un po' girato da là, forse. E yeah! Bellissimo, mi sono scattato un sacco di foto, raga. Mi piaceva un sacco quest'albero. Welcome per chi arriva come un regolare ospite dall'aeroporto. Guardate che bella scritta welcome per terra. Molto molto carina. Allora, facciamo il giro come lo volevo fare, ragazzi, perché altrimenti ci metto il triplo del tempo che ci dovrei mettere. Andiamo da questo lato e saliamo verso l'alto. Guardate anche come ha sfruttato le parti in alto dell'isola. Qui c'è un altro mercatino natalizio, ragazzi. E questo cancello dove ci fa accedere? Mamma mia, quanto sono intricati tutti questi ponti. Oh, ma qui c'è un cagnolino. Ehi, Pucci, come va? E lì ci sono tutti i regali sotto l'albero. È proprio una piazzola natalizia, ragazzi. Bellissima. Guardate che bella. Mi piace un sacco che quest'isola natalizia sia stata creata proprio nel periodo natalizio. E quindi c'è anche la neve. Perché tantissime altre isole natalizie si sono viste in precedenza. Ma non era ancora la stagione giusta. E quindi la neve io non l'ho vista, ragazzi, sinceramente. Quindi mi piace che questa abbia la neve. Qui c'è proprio un locale dove celebrare il Natale o comunque il veglione di Capodanno, perché c'è una band che suona con lì qualcosa che cuoce e bolle in pentola per festeggiare e mangiare qualcosa ascoltando della musica dal vivo. Bellissimo questo bar, mi piace un sacco il progetto delle bancarelle e delle mura. Bello, molto bello. Allora, passiamo in questo stretto sentiero per arrivare in una casa di un abitante che però ci conduce, spero, spero, a fare il giro che volevo fare. Qui ci sono tutte le case, ragazzi. Anche la spiaggia non è stata fatta salva da tutti questi arredi. Mi piace la tenda. La tenda mi dà l'idea come se si potesse aspettare l'arrivo di Babbo Natale in campeggio, oppure comunque in una tenda all'interno di casa. Tipica, sapete, che so, dai, dei bambini che si addormentano così aspettando Babbo Natale, che sia in casa oppure effettivamente in campeggio, perché questa tenda qui mi sembra più una tenda da casa, non una tenda da esterno. Ok, raga, come al solito queste isole sono piene, piene, piene zeppe di cose, però penso che riusciamo perlomeno a caricarle tutte contemporaneamente. Guardate qui su, c'è il trenino che circonda l'isola. Chissà se da qui si passa. Non ne sono convinto, eh. Però anche questa spiaggia vale la pena di vederla. Guardate che bello. No, vabbè, non ci credo. Ma qui sotto l'albero ci sono dei regali per i visitatori. Vabbè, sono troppo curioso di vedere che cosa c'è in regalo. Apri. Un tamburello, il mio preferito, lo sapete. Una trombetta di Capodanno. E 10 biglietti di Miglia Nook, va bene. Sono contento di averli ricevuti, ma sono un po' meno contento del fatto che quando andrò via da questo sogno non potrò conservare nulla di tutto ciò. Va bene. Bello però quell'angolino con gli alberi di Natale. Adesso però voglio fare il giro che volevo fare all'inizio, cioè avevo in mente il progetto di fare un certo giro, ma mi sono già perso, ragazzi, quindi ritorno un attimo sulla strada giusta. Ok, eccoci qua. Bastava girare al primo nano a sinistra. Dare le indicazioni stradali in base ai nani mi sembra un'ottima cosa. Si dovrebbe creare un'isola di Natale solo per questo motivo. Gira il primo nano a destra, poi al secondo nano vai dritto e al terzo nano aspetta al semaforo e dopo il quarto nano di nuovo a destra e sei arrivato a destinazione. Ok, va bene, qui ci sono altre bancarelle. No, vabbè, raga, non ci posso credere. Avete capito che cos'è questa? È una pista da pattinaggio. Vabbè, non ci posso credere. Avevo intravisto qualcosa, ma guardate, sto pattinando sul ghiaccio. Pattinaggio sul ghiaccio, ragazzi, guardatemi. No, vabbè, mi devo rivestire come sono vestito io di solito, perché è perfetto per pattinare il mio abbigliamento, ragazzi. E prendo anche questo che è più divertente. Pii! Ok.
E adesso guardatemi, sto pattinando! Mamma mia, sono perfetto vestito così sul ghiaccio. Magari ci fossero anche dei modelli di scarpe tipo pattinaggio. E questi qui forse sì, ragazzi, guardate, sembra proprio la bancarella dove si possono affittare le scarpe da pattinaggio. Come si chiamano quei cosi? Pattini. Ecco, non mi veniva la parola. Bellissimo, ragazzi. Stavo dicendo, oppure non lo so se lo stavo dicendo, ma lo dico adesso, che ho aspettato molto prima di fare questo video sul tour di un'isola natalizia, perché volevo trovare un'isola che veramente valesse la pena. E non so se siete d'accordo con me, ma questa qui veramente è una delle migliori isole natalizie che ho mai visto. Fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti, ragazzi. Questa è o non è la migliore isola natalizia che avete visto fino ad adesso? Scrivetemelo giù nei commenti. Bello, qui c'è un altro tavolo per fare una bella festa di Natale con tutti gli addobbi. Da quest'altra parte finalmente ci sono le case degli abitanti che sono immerse nel clima natalizio. Guardate! Picture with Santa! Qui si può fare la foto con Babbo Natale, ragazzi! No, vabbè! E dicono di andare qui dentro. Andiamo subito a vedere. Chi se ne frega del museo se possiamo fare la foto con Babbo Natale? Non vedo l'ora, ragazzi. Babbo Natale, per Natale vorrei tutto. Vorrei tutto. Vorrei 10 Nintendo Switch per giocare a 10 Animal Crossing contemporaneamente. Mi sembra un regalo stupido, ma è il primo che mi è venuto in mente, quindi vuol dire che forse per me è importante come regalo, chissà. Guardate, qui ci sono altri spoiler su tutti gli oggetti a tema natalizio. C'è anche il muro di Natale con tutte le lucine e le palline. Il progetto dell'albero, ragazzi, deve essere mio al più presto perché è troppo bello, che sia il piccolo o che sia il grande, lo devo avere al più presto. Allora, ed ecco ragazzi, qui c'è il bancone dove si può aspettare, e l'elfo ci dice: ok, adesso è il tuo turno per fare la foto con Babbo Natale. E qui ci si siede e si fa la foto con Babbo Natale. Bellissimo, ragazzi. È un po' buio qui dentro, quindi non mi farò una foto perché non mi piace la luce, però questa stanza è stupenda ed è perfetta per la foto con Babbo Natale. È un'usanza che qui da noi in Italia non c'è tanto, ma negli Stati Uniti c'è l'usanza invece di fare la foto con Babbo Natale, che di solito si può trovare nei centri commerciali. Non so se avete mai visto in alcuni film. Questo è proprio l'ufficio di Babbo Natale, ragazzi. Queste sono tutte le lettere che deve leggere per poi prepararsi per consegnare i regali. E qui ci sono anche i suoi abiti, gli stivali e il cappotto. E qui però Babbo Natale è vestito informale, diciamo, con abiti diversi da quello che indossa di solito per portare i regali, perché qui studia chi è stato bravo e chi no per portare poi i regali solo a chi se li merita. Che poi sta storia, chissà. Di certo dovete fare i bravi per meritarvi i regali, ma avete mai visto un Babbo Natale che non porta proprio nulla? Sarebbe un Babbo Natale crudele, quindi non può essere. Qui c'è una sala da pranzo, completamente bianca, tema bianco e blu, bella, ma non c'entra molto con la casa di Babbo Natale. Forse Babbo Natale qui consuma i suoi pasti e, vista la sua panza enorme, mi sa che mangia anche tanto. Ok, ci manca il piano di sopra e il piano di sotto. Ci sarà forse la stanza da letto di Babbo Natale e poi, boh. No, vabbè, il laboratorio dei giocattoli! Non ci posso credere, che idea geniale, ragazzi! Ci sono tutti i banchi da lavoro dove gli elfi di Babbo Natale, li vedete qui? Li vedete gli elfi? Stanno lavorando e costruendo a mano i giocattoli. Non si può passare perché ci sono loro di mezzo, ma ce ne sono anche degli altri là dietro, ragazzi. Guardate, ci sono tutti gli elfi che stanno lavorando e costruendo con i loro occhialetti da precisione e stanno costruendo tutti i giocattoli. No, vabbè, bellissimo il laboratorio dei giocattoli dove gli elfi costruiscono i giocattoli. Bellissima sta stanza, che idea geniale. Non ci posso credere, mi aspettavo di tutto da quest'isola, ma non tutta questa genialità, veramente geniale. Piano di sotto, una scuola.
Non ne capisco il senso, però va bene, sì, una specie di classe. Non so da che dipende, forse boh, vedo delle canzoni sulla lavagna, forse sono i canti natalizi. Ok, la casa l'abbiamo vista ed è stupenda. Ce n'è anche un'altra, chissà se nasconde le stesse fantasticherie. Quando ci arriveremo, andremo a vedere. Ok, proseguiamo il nostro giro qui su altri mercatini e un'altra casa di un abitante. Tutte le case degli abitanti, carini questi laghetti. Mi piace tutto l'allestimento dell'isola anche così in generale. Come sono disposte le case, come sono disposti gli oggetti. Mi piace, guardate anche le case degli abitanti, ognuna ha il suo giardinetto natalizio, veramente bello. Ok, credo di aver fatto buona parte del giro che volevo fare. Adesso passiamo davanti al museo e andiamo a vedere che altro c'è. Devo ritornare qui giù. Ok, perfetto. Per fortuna ho capito bene che giro fare. Eccolo qua il museo. C'è un robot all'ingresso e una switch e una sfinge. Sì, mi sembra un museo abbastanza normale. Qui che cosa abbiamo? Uno Starbucks! No, vabbè, bellissimo! Ed è anche questo decorato a tema natalizio. Devo dire che è perfetto come Starbucks, ragazzi. Ha proprio uno stile, diciamo, shabby chic. Oppure, sì, direi shabby chic come ogni Starbucks, ragazzi. Non so se sapete che cosa significa shabby chic e non so neanche se lo so bene io, però comunque andatelo a cercare su internet, su Google, ragazzi, e capirete meglio. E forse dopo me lo vado a cercare anch'io, che è meglio. Qui c'è il campeggio, ma sembra che il campeggio sia pieno. Com'è possibile tutto ciò? Sembra che non ci sia nessuno. Ah, ok. Ma c'è sempre la tenda del campeggio. Che strano. Che bello questo faro qui. Ok, allora, da che parte andiamo? Qui c'è lo Starbucks, dobbiamo andare da quest'altra parte per continuare il nostro giro. Altre bancarelle natalizie con tutti i pulloveroni di Natale. Fuori da ago e filo, anche qui ci sono delle scarpe da elfo. Il negozio di ago e filo è proprio stato immerso nel clima natalizio. Veramente bellissimo. Allora, proseguiamo, c'è Raimondo, ciao Raimondo. E qui c'è il negozio di Mirko e Marco, che anche loro sono pronti al Natale. Qui ci sono delle bancarelle con dei giocattoli là sotto. Ok, benone. Qui sotto ci siamo già passati, vero? Ah, ci sono altri giocattoli. Sembra un negozio di giocattoli, ragazzi. Voglio guardarlo. Voglio dargli una bella occhiata perché mi sembra tipo Harrods o qualcosa del genere. Ci sono tutti i peluche e dei giocattoli bellissimi. Ok, da qui ci sono già passato, non mi ricordo, mi sono ufficialmente perso. Però no, devo andare da quest'altra parte, sì. Ufficiale, devo continuare il mio giro circolare. E qui sopra, vediamo se ci sono altri angolini particolari. No, c'è la spiaggia, bella per carità, bella come le altre spiagge che abbiamo già visto. Ma secondo me è da qua sotto che voglio andare. Questo arco... foglie d'acero, com'è che si chiamava questo coso? Non mi ricordo. Comunque, quello che si poteva fare con le pigne, le foglie d'acero, eccetera, eccetera, sono autunnali. È un progetto autunnale, ma ci sta proprio bene anche durante il periodo natalizio. Quindi, complimenti. Allora, qui sotto, ehi, gli elfi stanno vendendo ancora qualcosa. Guardate, gli elfi qui allestiscono ancora altri giocattoli. Sono instancabili, ecco perché Babbo Natale li ha ingaggiati. Qui c'è la pista da pattinaggio. Babbo Natale li ha ingaggiati perché sono dei lavoratori veramente instancabili. Qui ci sono le stalle, ragazzi. Le stalle con i cavalli, che carino. Ogni cavallo ha il suo posto. Certo, ci sarebbero state bene le renne, però le renne sono già impegnate vicino alla slitta, quindi ci sta, ci sta. Ok, andiamo da quest'altro lato, se si può, credo di no. Quindi devo passare sulla spiaggia, quindi alla fine è proprio sulla spiaggia che devo passare. Da qua ci sono dei sentieri molto carini. Attenzione, Grinch, da questa parte. No, vabbè, raga, genio. Genio assoluto. Questa è la caverna del Grinch, ragazzi.
Preo! Preo! Stavo un attimo suonando la trombetta, scusate. Questa è la caverna del Grinch. C'è anche il cartello. Attenzione, non entrare, caverna del Grinch. Che grande idea. Ok, però non sono riuscito a fare il giro che volevo fare. Adesso ci riprovo, vedo da dove passare. Mi sa che per fare il giro giusto, ragazzi, dobbiamo andare da quest'altro lato. Quindi è come se stessimo tornando proprio indietro. E devo ritornare dove c'è l'aeroporto. E poi all'aeroporto, al bivio, andare a sinistra anziché a destra. Adesso ci provo subito. Eccoci qua, questo è il bivio che intendevo, ragazzi. Dal lato destro siamo già andati e andiamo a provare a sinistra che cosa c'è. Qui c'è una luna gigantesca. E guardate che bella questa piazza. Wow, bellissima. Con l'albero. Con gli alberi. Alberi natalizi dappertutto, raga. Sono contentissimo almeno di vedere anche i cedri in questo modo, con le luci, anche sulla mia isola da oggi. E qui c'è un'altra casa. Hotel. No, vabbè, non ci posso credere. Ma questo è un hotel, non è una casa, è un hotel natalizio. Quindi l'altro abitante, l'altra casa dell'altro abitante, l'altro proprietario, una era la casa di Babbo Natale e questo invece è un hotel. No, vabbè, mi riscalda il cuore soltanto a guardarla, ragazzi. È vero o non è vero? Che cosa ne pensate? Mi raccomando, commentate, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate. Questa è la reception, dove c'è l'accettazione dei clienti con le valigie. Qui in questa stanza al centro, guardate che bella quella testa di renna di legno. E oh, vabbè, bellissimo. Potrei morire qui dentro, ragazzi, in questa stanza. E questo muro con la neve mi piace tantissimo. Spero di trovarlo presto, perché mi piacerebbe utilizzarlo anche in casa mia. Non so bene in quale stanza, perché lo sapete che casa mia è un po' particolare. Però questo muro è troppo troppo bello per non essere utilizzato. Allora, da quest'altra parte che cos'altro abbiamo? Una stanza da bagno. In ogni hotel che si rispetti, ragazzi, c'è una spa o almeno una sauna. E questa è la sauna dell'hotel. E con questo clima così freddo all'esterno, stare lì dentro al calduccio non deve essere niente male. E da quest'altra parte invece vediamo altra stanza. Che curiosità. No, il muro dell'aurora boreale. Oggi l'aurora boreale mi perseguita, ragazzi. Non vedo l'ora di vederla dal vivo sulla mia isola. Guardate che bella questa stanza. Il muro aurora boreale, come vi ho già spiegato in un video guida, in una video guida che ho fatto proprio prima che uscissero tutti gli aggiornamenti, tutte le cose dell'inverno, potete acquistarlo negli oggetti stagionali con le miglia di Nook. Ok, quindi andate nel catalogo oggetti speciali, oggetti stagionali, e trovate questi oggetti qui. C'è il muro aurora boreale e poi c'è il maglione con le renne. Non si pagano con le miglia, si pagano con i soldini, con le stelline, però li trovate insomma nel catalogo di Nook tra gli oggetti speciali. Vabbè, stanza da letto enorme, questa è proprio la suite presidenziale, ragazzi, dell'hotel natalizio. Una stanza bellissima. Guardate anche questo quadro, quanto ci sta bene. Questo è un quadro di Volpolo, ragazzi, è molto invernale. Credo sia il quadro di Volpolo più invernale di tutti, bellissimo. Sembra proprio un hotel di un posto di montagna, veramente bello. Veramente molto caldo. Che bello questo tappetino qua a terra. Ma è un progetto personalizzato o è un vero tappeto che si può comprare da Sara? Non l'avevo mai visto prima d'ora, ragazzi. E voi l'avevate già visto? E questa stanza è la mensa, sempre in stile molto montanaro e molto invernale, e si può fare la colazione. Molto molto bello. Colazione, pranzo, cena, tutti i pasti che volete consumare in hotel, ragazzi, quello che volete. Però bellissimo è la mensa dell'hotel. Ok, credo che abbiamo esplorato praticamente quasi ogni angolo di quest'isola. Ci manca solamente un pochettino del pezzo qui giù in basso. Adesso ce lo andiamo a vedere, perché non mi voglio perdere neanche il minimo piccolo, piccolissimo angolino di quest'isola, come per esempio questo laghetto così bello da vedere. E l'abitante qui è vestito da elfo, vediamo che dice. Son of a Nutcracker.
Ok, figlio di uno schiaccianoci. Va bene? Ma chi figlio di uno schiaccianoci? È un insulto? Non ho capito. Sta dicendo a me che io sono un figlio di uno schiaccianoci? Va bene, non mi offendo, non mi offendo. Allora, qui giù in basso è proprio dove volevo andare. Va bene, niente di che, un ennesimo mercatino natalizio, però molto bello, devo ammettere. C'è anche uno schiaccianoci che fa un'esibizione, sta cantando. Bellissimo anche, ragazzi, lo schiaccianoci, non vedo l'ora di trovarlo. Anche quello lo voglio assolutamente. L'altra parte della spiaggia, giocattoli sparpagliati qua e là, slitte, schiaccianoci. Guardate gli schiaccianoci che qui imperversano, ce ne sono ovunque. È pieno pieno zeppo di schiaccianoci. E niente, poi qui delle renne veramente belle. E veramente, ragazzi, non so più che cosa dire su quest'isola. E veramente la disposizione degli oggetti anche è molto apprezzabile, perché nonostante ce ne siano tantissimi, come vi ho detto prima, comunque l'isola non lagga tantissimo. Gli oggetti si caricano quasi tutti insieme. Qui c'è un McDonald's, un piccolo McDonald's, ci sta, e un bar anni 50, e un KFC, anche un KFC, ragazzi. Pollo fritto? Buonissimo pollo fritto. Io penso che abbiamo esplorato ogni angolo, anche il più remoto di quest'isola natalizia, ragazzi. Quindi io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Allora, in definitiva, alla fine del tour siete in condizioni di dirmi: questa è o non è l'isola natalizia più bella che avete mai visto? Mi raccomando, fatemelo sapere giù nei commenti. Io per oggi mi fermo qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sul mio canale. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare anche un bel like. Date anche un'occhiata ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale, come questi abbonati qui. Ed in particolare devo salutare Antonella, Alex, Sofia, Michela, la Jenny e Sami. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Au! Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!